Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi il Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio in Toscana, PATOS, dell'Università per Stranieri di Siena, inaugura una nuova rassegna che ci accompagnerà sull'arco di più mesi, da giugno a dicembre, almeno per quest'anno. Poi cercheremo di reiterare questa esperienza. Il titolo di questo nuovo progetto è I luoghi dell'accoglienza. È un'iniziativa ideata e curata insieme a Lorenzo Fecchio, assegnista di ricerca presso il nostro Ateneo, che vedete appunto collegato, e storico dell'architettura, e da me, che sono Alessandra Giannotti e sono la direttrice del centro. Si tratta, come vedrete, di una serie di interventi brevi, ma insomma interventi però molto molto densi, che sono, diciamo, puntano ad esplorare una serie di luoghi dell'ospitalità e dell'accoglienza, luoghi molto rappresentativi che si dispongono all'interno del mondo mediterraneo. Vedrete allora che di volta in volta degli specialisti di varie discipline, perché il taglio è un taglio comunque, diciamo, interdisciplinare, però anche, diciamo, operatori che sono attivi, sul settore, ci aiuteranno a identificare alcuni di quelli che sono stati e che sono ancora oggi dei contesti particolarmente rappresentativi in relazione al tema dell'incontro, incontro che si è consumato tra l'altro nel passato remoto, nel passato prossimo e che si va consumando anche ai giorni nostri. Quindi punteranno, diciamo, la loro attenzione su quelli che sono alcuni luoghi privilegiati dell'incontro, e di lingue e di culture diverse, all'insegna del dialogo e anche del rispetto reciproco, nello spirito di quello che è un po' il leitmotiv, la missione, direi, la stella polare dell'Università per Stranieri di Siena, il dialogo e la consapevolezza della differenza e dell'accettazione dell'altro. Oggi, venendo all'occasione appunto che stiamo per ospitare, è veramente un privilegio poter avere con noi Suor Julia Bolton Holloway, una finissima studiosa di origini inglesi, specialista di letteratura comparata e di studi medievali. Come vedrete tra un momento, quando prenderà la parola e ce lo rivela molto chiaramente la sua veste, una suora che svolge anche il ruolo di direttrice del cimitero degli inglesi, un cimitero in realtà di svizzero. Un luogo molto rappresentativo per la storia di Firenze, è un monumento di grandissimo interesse storico che ospita le spoglie di alcuni celebri esponenti di quella Firenze cosmopolita ottocentesca che ha riunito letterati, scrittori, predicatori, figure pubbliche, artisti, ma di questo immagino che ci darà delle coordinate precise, Suor Giulia Bolton Holloway. Di Suor Giulia mi piace ricordare alcune cose. Per esempio, l'importanza del percorso accademico che lei ha condotto negli Stati Uniti e che l'ha condotta poi a insegnare a Berkeley, a Princeton, ma anche in numerosi altri atenei che non menzionerò uno alla volta, fino a diventare professoressa emerita dell'Università di Boulder in Colorado. Suor Giulia ha pubblicato moltissimi scritti, è una studiosa molto, molto conosciuta e apprezzata. Ne rammento qui qualcuno, per esempio i numerosi contributi dedicati a Brunetto Latini, tra i quali per esempio la traduzione in inglese dell'edizione critica del Tesoretto di quest'autore, un testo del 1981, a cui ha fatto seguito poi la bibliografia analitica su questo autore di qualche anno più tardi, dell'86. The Twice Told Tales di Brunetto Latini e Dante Alighieri del 1993, The Pilgrim and the Book, A Study of Dante, Langland and Chaucer dell'87, e poi anche le traduzioni e le curatele degli scritti della mistica inglese Giuliana di Norwich e di Santa Birgitta di Svezia. Contributo questo che si dispone in uno dei filoni che le sono particolarmente cari, che è quello dello studio sulle donne, di cui è stata un po' anche un'antesignana, delle donne nel Medioevo in particolare. E in questo contesto si colloca per esempio il contributo Equally in Gothic Age, Women in the Middle Ages. E poi non si può nemmeno ovviamente tacere, visto che sono degli scritti di grande sostanza,
di quelli che sono stati i suoi contributi sul pellegrinaggio medievale, tra cui si colloca Gerusalemme, Missio, un Pilgrimage and Literature del 1998 e i numerosi saggi e libri dedicati a Elizabeth Barrett Browning, il cui corpo è proprio ospitato all'interno del cimitero degli inglesi. Da oltre 20 anni, ma questo ce lo dirà ovviamente meglio lei, Giulia si occupa del cimitero degli inglesi, un luogo veramente ecumenico che accoglie le spoglie di persone di varia nazionalità. Mi sembra di aver letto da qualche parte che ci sono rappresentate in qualche modo almeno 14 diverse nazionalità e anche persone di diversa estrazione sociale. Un luogo che proprio grazie a lei è tornato ad essere quello spazio carico di suggestioni e di fascino tanto amato appunto dalla comunità internazionale di un paio di secoli fa. Oggi Suor Giulia ci parlerà dello speciale percorso di trasformazione di questo complesso, in relazione al quale ha trovato un aiuto veramente molto importante nella comunità Rom. Aspetto però questo di cui vorrei che fosse lei stessa a parlarci nel suo intervento, che propone, diciamo, un titolo particolarmente suggestivo e che è un po' anche proprio la sintesi di quella operazione che ha fatto sì che praticamente questo luogo diventasse un luogo molto rappresentativo per come dire, per la conservazione dei defunti, ma nello stesso tempo un luogo di vita. Il titolo del suo intervento è Dalle tombe alle culle, esperienze positive con famiglie Rom al cimitero degli inglesi di Firenze. Prego, Suor Giulia, ben arrivata con noi. Grazie. Sì, questo progetto è ora di 23 anni. È successo in questo cimitero che era fondato in 1827, quando il Granduca ha voluto indebolire la Chiesa cattolica, perché prima i protestanti e gli altri non cattolici hanno dovuto essere sepolti, se sono morto qui a Firenze, a Livorno. E lui ha dato il permesso a una piccola chiesa svizzera di avere questo terreno con l'aiuto degli inglesi. E era così nel 1860 e infatti non è cambiato molto ora, tutte queste tombe sono ancora qui, ma manca ora il muro medievale che era qui di Arnolfo di Cambio e quello di Michelangelo che era qui. Poi con Poggi era fatto in ovale come il cervello umano. E le cose interessanti è che era un luogo dell'accoglienza nell'Ottocento e tanti personaggi sono arrivati qui a Firenze che hanno lottato contro la schiavitù. Abbiamo Francis Trollope, Elizabeth Barrett Browning, Richard Hildreth. Non Harriet Beecher Stowe, ma lei ha copiato i romanzi di Richard Hildreth e di Francis Trollope per scrivere su Capanna di Zio Tom. E c'era anche Theodore Parker. E Frederick Douglass, schiavo, è venuto qui a visitare le tombe di Elizabeth Barrett Browning, Theodore Parker e Richard Hildreth. E poi quando io sono arrivato qui, perché il cimitero era chiuso in 1887, soltanto in uso per 50 anni, e poi abbandonato e messo a disabante. Questo era il disastro che io ho trovato in l'anno 2000. Poi i Rom hanno chiesto di fare il giardinaggio e hanno fatto di questo luogo un paradiso, hanno piantato i giaggioli che hanno tenuto bene la collina contro l'erosione. Abbiamo proibito più l'uso di disabanti, chimiche, eccetera. E tutti hanno aiutato noi gratuitamente con piante, eccetera.
Anche ho finanziato questo lavoro, molto di questo, dalla mia pensione e diritti del volume di poesie di Elizabeth Barrett Browning che ho curato per Penguin e con edizioni limitate che ho creato ed edito. Ora abbiamo tradotto la sua poesia in italiano con il titolo O Bella Libertà, con la casa editrice Le Lettere. E questa è la tomba di Elizabeth Barrett Browning con corona d'alloro dato a noi dal comune. E qui mostro i lavori dei Rom fa che fanno il compostaggio. E da questo è anche il riconoscimento del comune con il gonfalone della giustizia. E anche abbiamo ricevuto il premio Niccolò Stenoni a San Lorenzo. Questo era la mia prima incontro, il mio primo incontro con una famiglia, questo piccolo Leonardo che abbiamo dato accoglienza qui al cimitero. È la nostra prima culla. E poi, dopo di loro che hanno fatto la famiglia, hanno aiutato a restaurare tutti i muri a secco che erano distrutti nell'alluvione di 1966, è arrivato Daniel e la moglie Vandana. E qui loro fanno la culla per il loro bambino che sarà nato il giorno dopo. E poi Daniel ha avuto l'aiuto del Viscount Gough, un lord inglese, per fare la tomba del suo antenato. E ha lavorato così bene con l'aiuto dell'ufficio della Pietra Dure, che era permesso di fare tante altre tombe. Qui una tomba, lui lavora con Nicolai Ovrè, un altro Rom, di un partecipante alla battaglia di Waterloo, che era in pezzi e poi era fatto molto bene. E poi anche qui vediamo il lavoro. Collaborano molto bene i Rom l'uno con l'altro. E poi anche lui con CNR ha fatto con Lhasa questa statua di Odoardo Fantacchiotti della Speranza. Ha fatto copertina del libro Chiodo in facsimile con mio maestro di rilegare libri, Enrico Giannini. E l'UNESCO ha fatto noi fare queste foto per loro. Anche lui era partecipante al lavoro di restauro del pulpito di Donatello a Prato. Abita in estrema povertà, non è pagato abbastanza per la famiglia, ma ammiro il suo lavoro. Poi, nella Romania dell'Ottocento le scuole erano nel cimitero, questa a Bucarest, e noi abbiamo fatto lo stesso con il nostro cimitero. Qui sono queste Nicolae Ovrè, Daniel Claudio Dumitrescu e altri partecipanti delle famiglie Rom. E poi finalmente dopo anni gli uomini hanno spiegato che la ragione perché le donne non partecipano è perché nella loro cultura le donne non accettano di essere nelle camere con uomini non loro mariti. Allora ho messo gli uomini fuori con asse capretti e le donne nella biblioteca e siamo arrivati a 19 partecipanti. Qui c'è Zoeta che guarda un libro di Dante per i bambini dicendo che bello. E le sue figlie, queste Esmeralda e Ferdinando. E poi Esmeralda è venuta al mio schermo dove lavoro con Brunetto Latino.
lei ha letto perfettamente nell'italiano medievale, l'Aristotele tradotto da Brunetto, sulla giustizia. E poi il comune ha buttato via questa famiglia, ora sono in Spagna. Ma qui vediamo i partecipanti nella scuola che lavorano anche nel giardino con i giaccioli. E qui vediamo l'accoglienza con i turisti internazionali e i partecipanti, qui gli uomini fuori all'asse con capretti. E poi ho chiesto alla figlia del candidato all'ordinazione in teologia, dove io sono stato tutore, se lei, perché lei lavora con incisione a Hastings in Sussex, di venire per insegnare a Rome come fare questo. E qui vediamo la figlia, Marianne, 14enne, che è figlia di Nicolai Ouvrier, che incide Catherine MacKinnon, il nome del governante dello Tsar di Russia, lei proveniente dall'isola scozzese poverissima di Mull. E qui Daniel ha fatto il nostro lapide su Frederick Douglass, visita che ha fatto maggio 1887, e poi il nostro più recente su Sarah Parker Raymond, amica di Frederick Douglass, che è abolizionista e afroamericana lei stessa, che studiò la medicina all'ospedale Santa Maria Nuova negli anni 1866-68. Lei arriva a Firenze con la lettera di Giuseppe Mazzini per essere ammessa all'ospedale. E poi il suo nome è quello dell'Istituto per Studi Avanzati all'Università di Londra. E noi metteremo questa lapide a Santa Maria Nuova, accanto di quella di Monatessa. E poi la schiavitù in America. Questa è un'illustrazione del libro di Richard Hilderic. E poi anche in Europa, perché i Rom erano schiavi per più tempo che erano i neri in America, dal Medioevo, prima di Cristoforo Colombo. Erano liberati con la pubblicazione della Capanna di Sir Tom, l'anno dopo che la pubblicazione in inglese, e poi c'era l'Olocausto, il Porajmos, deportazioni in Transnistria. E loro hanno le storie di tanti personaggi nelle loro famiglie morte della carestia lì. E poi questo è come hanno vissuto in Romania nell'Ottocento. E anche ho visto i campi qui a Firenze, come questi, modo di abitazione forzato su loro della povertà e la discriminazione. Poi ho insegnato a loro di scrivere, essendo soci della nostra associazione, scrivendo i loro nomi per la prima volta. E poi in questo modo tradizionale in Europa, perché sono cristiani con una fede profonda, avrò loro scrivere il Padre nostro in italiano e anche in romanese e rumeno. E poi Dr. Thomas Southwood Smith ha avvocato le case con aria e sole per i poveri per evitare le malattie come TBC, ora COVID, nell'Ottocento. E noi aiutiamo le nostre famiglie rom ad avere finestre nelle loro case ed avere case invece delle capanne. Questo è come i Rom hanno vissuto a Osmanoro, ora distrutto con la ruspa, anche con bambini neonati buttati via nelle strade. I Rom, dopo questo sgombero con le ruspe, sono venuti qui sotto la loggia degli innocenti per 8 anni. Poi
poemica che è parte del nostro gruppo ha trovato una sistemizzazione per loro assesto. E lui pulisca questo pavimento bellissimo con questa scrizione in latino che usa le stesse parole della Bibbia per il pavimento del Tempio di Salomone. Troviamo che assistenza sociale prendono questi bambini dai loro genitori, con forza, con la polizia, eccetera. Abbiamo salvato Stefano Lepodat, andando al tribunale con questo argomento. Qui lui è in ospedale, qui è tornato nella sua famiglia in Romania. Ma questa famiglia di quattro bambini abbiamo perso, abbiamo andato fino alla Corte Suprema. E poi questo è come hanno fatto il nostro cimitero. E loro hanno questo orgoglio di fare di noi, di questo lavoro, una vetrina delle loro capacità. Sono falegname, muratori, fabbri. Cuochi, fanno tutto, in particolare le donne edificano le case e gli uomini possono cucire, possono pulire, eccetera. Mi piace che c'è una divisione fra uomini e donne, ma nel mondo del lavoro una condivisione splendida come abbiamo visto. Quando Daniel e Vandana hanno fatto il loro culla. Bene, allora, vostre domande, Lorenzo. Sì, buongiorno, io la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, la ringrazio per averci mostrato queste bellissime immagini che ci fanno entrare veramente nel vivo della sua attività. Io, la prima domanda che vorrei farle in realtà è molto semplice ed è una domanda piuttosto personale. Come è entrata lei a contatto con la comunità Rom per la prima volta? E è una comunità estremamente discriminata che ha dovuto affrontare e che affronta tutti i giorni enorme difficoltà per essere integrata. Lei non soltanto offre lavoro alla comunità Rom, ma cerca anche di offrirgli un'educazione sia ai bambini che ai genitori e cerca, appunto, affrontando enormi difficoltà, di mantenere unite queste famiglie. Come è venuta a contatto con la comunità Rom per la prima volta e se ci può spiegare un po' meglio qual è la sua attività quotidiana? Ho iniziato questo con Heather perché mio marito mi ha proibito una culla. Io, quando sono bambina, sono insegnata a essere falegname. Allora ho fatto una culla per Heather perché lei è incinta alla messa dei poveri. Ma lei ha rifiutato di avere il bambino qui al cimitero senza che lui sia battezzato. Ha questa grande paura del cimitero. Allora l'ho battezzato il bambino e lui era in questa culla per il settimo anno quando cerchiamo i documenti per loro uscire dall'Italia per andare alle nonne in Romania. E dopo di questo i Rom hanno trovato che noi aiutiamo loro con i documenti per salvare i loro bambini, che sono le cose più preziose per loro. È difficilissimo perché l'analfabetismo fa un grande impedimento a loro legalmente in tutte le cose. E da questo abbiamo cercato anche di insegnare a loro come leggere e scrivere. Ora tutti sanno come leggere e scrivere, 51 persone, bambini, adulti. Ma anche le cose affascinanti che trovo che non è possibile per loro avere un affitto, nessun affittare a un rom. Allora sono qui in questa casa con 7 camere, 2 bagni, eccetera. Abitiamo assieme. Apprezzano me perché non portano pantalone nero. L'assistenza sociale insiste che le donne portano pantaloni neri. E
E le donne rom non accettano di essere transvestiti, eccetera. C'è un culture clash. E ho trovato che le donne rom sono molto a disagio quando devono vestirsi come i gaggi, noi gaggi, perché trovano che il mondo gaggi è pieno della crudeltà contro di loro. Per esempio, Diamante era picchiato quando era incinta dalla polizia nella caserma, eccetera. E poi condannata al carcere perché lei ha resistito a questo. Mi scusi se la interrompo, il mondo gaggi forse possiamo spiegare che cos'è perché magari non tutti lo sanno. Allora, immagino che si riferisse alla civiltà occidentale, no? Il mondo gaggi, che cos'è? Mondo gaggi è noi. Appunto, ma non tu, no. Chi ci ascolta forse non lo sa. E come fra gli ebrei e gentili. Certo. In questo senso, fra loro, come con gli ebrei, che gli altri danno punizione. E noi abbiamo lo stesso senso fra gli ebrei e i rom, che loro danno a noi punizione. E da questo deriva l'Olocausto e il Porajmos. C'è la mancanza della possibilità di integrarsi con l'altro che è diverso. Ma io ho trovato che con questa inclusione dell'altro c'è una gioia, una bellezza, un restauro dei monumenti della memoria. Importantissimo di essere condiviso nel mondo. Eccetera. Spero che ho spiegato questo un po'. Continua con le domande. Grazie mille. Sì, io avrei un'altra domanda sempre molto personale. Lei, ho guardato il suo curriculum perché lei cura due siti internet che in realtà hanno due obiettivi diversi. Mi chiedo se mi dà conferma del caso. In un sito lei parla della sua attività accademica, della sua attività di ricerca, nell'altra della sua attività religiosa e del suo impegno per la comunità Rom. Mi chiedevo, come riesce lei a coniugare questa sua attività di ricerca, che non si è mai interrotta anche dopo gli anni dell'università, con questo impegno invece umanitario, nei confronti della comunità Rom? Come un suora, i miei voti sono di povertà, castità, obbedienza. E la mia obbedienza è al Vangelo, che è molto radicale. Anche Maria era radicale nel Magnificat, il mondo rovesciato, eccetera. E Gesù ha incluso tutti gli altri, i disprezzati, i samaritani, le lebbrose, donne, eccetera. Non ho fatto i miei voti a un vescovo nella gerarchia, ho fatto i miei voti a questo mondo democratico, dell'inclusione come Papa Francesco. E da questo ho trovato una grande gioia quando ho potuto dare l'accoglienza ai Rom. E poi loro hanno reciprocato in un modo splendido. Non credo che sia possibile avere fatto il restauro del cimitero dell'inglese come è successo. Un piccolo miracolo. L'energia è tremenda da questo. E ho trovato nel mondo accademico che la spiritualità non è accettata. Non si può avere studi sulla Caterina da Siena o Brigitte della Svezia, Giuliana di Norwich. C'è un senso, quando sono entrata al convento dopo essere professore, ho trovato che sono non più accettato nel mondo accademico e ho dovuto trovare un mezzo di fare le cose indipendentemente,
con Zoom, nostra Accademia Bessarion, con i website, con questo impegno un po' strano di essere custode di un cimitero. Non so se questa è la risposta giusta, ma. No, sono ammirato dalla sua. Mi sente? Sono ammirato dalla sua incredibile prolificità. Lei è riuscita a pubblicare tantissimo anche dopo essere diventata professore emerito ed è riuscita a fare degli studi anche molto importanti. Io sono un giovane ricercatore, mi sembra di non aver mai il tempo per poter fare le cose. Lei non soltanto riesce a fare ricerca, ma riesce anche a fare del bene e entrare a contatto con queste comunità. Sono molto ammirato. Era più una curiosità la mia domanda su come riesce anche a gestire praticamente il tempo per fare tutto questo. Sì, infatti trovo molto facile ora fare il lavoro delle ricerche, scritture, perché i Rom vogliono fare i lavori che io ho dovuto fare come una donna, di pulire la casa, di cucinare pranzo, cena, eccetera. Loro fanno questo per me e per loro, è un contributo dei lavori profittabili a tutti noi. E mi piace che i Rom non sono come i servi. L'obbedienza non è una virtù, come Don Lorenzo Milani ha detto. E mai do un ordine. Loro già sanno le cose che devono essere fatte, sono molto intelligenti, hanno già fatto e io ringrazio loro e da questo c'è libertà per tutti noi. Una situazione quasi ideale. Mi sembrano questi che lei dice degli ottimi presupposti perché possa, come dire, crescere magari questo dialogo anche tra la città, tra i cittadini e questa comunità. Avrei solo una piccola, domanda da porle, perché mi sembra che, un aspetto molto importante del modo in cui lei si è posta, nei confronti di questa comunità passi anche dalla comprensione immediata che lei ha avuto di far sì che loro, che ci potesse essere una comunicazione linguistica, no? Tra lei e loro, tra noi e loro. E mi ricordo quando sono venuta a trovarla di essermi emozionata nel vedere quella sorta di vocabolario che lei ha approntato per loro. Mi piacerebbe che dicesse due parole su questo suo progetto. Magari posso condividere intanto le immagini, lo schermo per far vedere di cosa si tratta. Però Dispiace che non l'ho messo in questo PowerPoint, ma era ce bellissimo. lo può descrivere a parole. Sì, perché i Rom, quando abbiamo iniziato questi studi, hanno fatto loro questo opuscolo con i suoi disegni, prima per i membri della famiglia, prima pagina, bravo, e poi le parti del corpo umano, e poi i vestiti, e poi gli attrezzi, eccetera. E abbiamo messo nelle quattro lingue, lingua rumena, romani, rumeno, italiano e inglese. E anche c'è una registrazione con la pronuncia di queste parole. E si può vedere come loro conoscono bene gli attrezzi e anche l'architettura. Questa è la chiesa a Busà dove Daniel abita. E abbiamo tutti questi progetti di rifare le case. Abbiamo pensato forse di avere una biblioteca in un caravan, ma questo non è andato a buon fine perché le leggi non permettono più i caravan. I caravan, quando loro hanno vissuto fuori, nell'aria piena, non hanno avuto TBC. Ora nelle case del comune
dove le famiglie con tanti bambini in poco spazio, TB è divenuto molto prevalente. E penso che dobbiamo tornare ai concetti di Thomas Southwood Smith e la sua nipote Octavia Hill dell'importanza delle case decenti per i poveri, per evitare le malattie che possono anche arrivare ai ricchi. Daniel pesca nell'anno e porta grandi pesce e cucina loro per noi, eccetera. E c'è questa vicinanza alla realtà degli attrezzi della terra, della natura. Anche no, loro non permettono ai bambini di piangere e di avere un bambino rom in casa è come paradiso perché guarda il mucca che funziona con latte, eccetera. I bambini sono trattati con grande cura e hanno detto a me di non dare a loro l'inferno di Dante, perché questo darà troppo paura. Noi mettiamo nel modo americano i bambini in una camera separata a piangere e questo fa danni al cervello. E credo che dobbiamo imparare dai Rom il modo di elevare i nostri bambini. Noi la ringraziamo moltissimo per questo suo bell'intervento perché ci ha insegnato moltissime cose e spero che questo sia anche di buon auspicio perché si cessi di vedere, come spesso purtroppo accade nei Rom, gli stranieri. Cioè, le informazioni che ci ha fornito, la sua esperienza personale, mi auguro che possano in questo caso, avviare quel processo di dialogo che sarebbe un buon auspicio. E per qualsiasi comunità sana. Quindi la ringraziamo enormemente e speriamo di poter proseguire i progetti di cui abbiamo parlato insieme. Grazie tante. Grazie, ma Grazie. desidero dire che sono i Rom che hanno insegnato a me queste cose. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie, arrivederci.